Salve! Bentornati ancora una volta su Radio Alastor, letteralmente l'unica radio infernale che vi tiene compagnia! Come sempre io sono Alastor e quest'oggi ho pensato di stuzzicare tutti voi con un argomento scottante: le relazioni complicate, perché sapete, anche qui all'inferno si sente l'odeur d'amour di tanto in tanto. Ma per chi si sente solo, niente paura! Ci sono io a tenervi compagnia con la mia musica e la mia lingua lunga! Parliamone tutti insieme, che ne dite? Raccontatemi la vostra chiamando il nostro solito numero 666666663! Nel frattempo vi delizierò con una dolce canzone per voi! La prima chiamata è sempre la più succosa. Salve, sei in diretta su Radio Alastor. Buondì a lei, signor Alastor. Il mio nome è Stolas, principe della famiglia Goisha e regnante a Ixili. È un vero piacere per me conoscerla, signor Stolas. Avere una celebrità del suo calibro alla mia trasmissione è un onore. Oh, ma smettila. Mi è capitato di imbattermi nello spot del Patreon del suo podcast recentemente e mi sono detto, sembra un format carino, non si vedono spesso programmi del genere. Lei vuole lusingarmi, mio buon signore? Mi piacerebbe molto averla in studio per poter chiacchierare più animatamente. Sa, da Lord a Lord. Oh, io ospite a uno show? Aspetta un secondo. Ok. Nel mentre che aspettiamo pensavo di raccontare di quella volta che ho accidentalmente... Oh, deve essere saltata la corrente. Da dove viene questa musica? Per mille tagli di prima scelta! In realtà non dovrei essere stupito, anch'io lo so fare. Buongiorno mio caro, posso darti del tuo? Io sono Alastor, demone della radio, benvenuto nella mia trasmissione! Grazie, grazie. È davvero carino qui. E la tua voce è davvero singolare. Sembra che tu abbia ingoiato un simulatore di effetti. Questo Stolas mi piace. Ha quel nonchalance che adoro. Scusa se ti interrompo. Quella bajour è in pelle umana. Carina, vero? Oh, è davvero di pessimo gusto. Oh no, posso assicurarle che era di ottimo gusto. Dunque mi parli di lei. Ha per caso qualcuno di speciale nella sua vita? Io? Beh, ho divorziato da poco e attualmente mi vedo con una persona. Il pubblico freme di sapere di chi si tratta. Io, beh, insomma, non è proprio una cosa ufficiale, ma io tengo molto a questo imp. Attenzione, attenzione, un imp. Lo sa, Stolas? Oh, ti prego, dammi del tuo, Alastor. Di bene in meglio. Lo sai, probabilmente il tuo amante segreto ti sta ascoltando. E chissà, magari deciderà di confessarsi proprio tramite la mia radio. Oh, sarebbe così romantico. Ebbene, qual è il suo nome? Il suo nome è... A quanto pare vogliono farcelo studiare questo nome, eh? Salve! Cosa cazzo hai intenzione di fare, Stolas? Che cosa? Stella? Hai intenzione di gettare ancora più in disgrazia la famiglia? Sei proprio una merda col becco! Un inutile f***o succhia imp senza dignità! Brutto pezzo di c***o, non ti permettere c***o in c***o schifosa! Brutto c***o c***o figlio di Scusa mio caro, ma ci tengo la monetizzazione. Guardate le pubblicità! Mi dispiace che il pubblico abbia dovuto assistere a questo. Non preoccuparti, perché niente aumenta l'audience più di una ex infuriata, dico bene? Dunque, il nome dell'imp è... Fermo! Facciamo fermentare il pubblico ancora un po'. Perché non ci racconti tutto dall'inizio? Come vi siete conosciuti? Oh, d'accordo. Quando ero ancora un gufetto, per il mio compleanno, mio padre, Re Paimon, mi regalò il mio grimorio e... Stella. Colpo basso. Per tirarmi su il morale, mi portò al circo in città e fu lì che lo vidi. Credo che stia avendo un flashback. Era fantastico. Un piccolo imp senza paura. Volteggiava su una corda come un angelo. Fece una battuta su un cavallo senza gambe e mi fece ridere. Così mio padre pensò di comprarlo affinché fosse mio amico per una giornata. Vedi, vivendo al castello non avevo amici.
Ci divertimmo un sacco insieme e sotto un albero ci confidemmo i nostri desideri. Dopo quel giorno non lo vidi più, ma non lo dimenticai. Anni dopo cercò di intrufolarsi nel mio palazzo durante una festa data dall'allora mia moglie Stella, con l'obiettivo di rubarmi il grimorio per fare il suo lavoro. Quella sera ci demmo dentro come conigli. Io presi il suo unto del mio e lui venne dentro più e più volte, finché non mi colò tra le e poi... Prego, Vostra Altezza, un po' di contegno, ma che cosa mettono nell'acqua? Salve, chi parla? Ah, Alastor, lascialo continuare, per una volta che sono seriamente preso dalla conversazione. Per preso, intendi... Esatto, mi sto masturbando sul tuo racconto, quindi non fermarti, ti prego. Per farla breve, quella scappatella mi rese così felice che da allora abbiamo una specie di... accordo. Non entrerò nei dettagli, ma... Sì, cazzo, noi vogliamo i dettagli. Noi invece! Ma, in tutto questo tempo... credo di essermene innamorato. Oh, vogliamo il sesso, non le sdolcinatezze da sitcom. Non ho idea di che cosa sia una sitcom, ma la tua storia sembra davvero appassionante. E sai che ti dico? Misterioso Imp, se sei in ascolto, che cosa aspetti? Chiama il nostro numero e dimostraci quanto tieni al nostro principe. Forse non sta seguendo la trasmissione. In ogni caso, diamo al pubblico quello che vuole. Vogliamo sapere il nome del fortunato Imp. Il suo nome? No. Non posso fargli questo. Non voglio metterlo in ulteriore imbarazzo. Ma come? Perdonami per la perdita di tempo. Un attimo, Stolas. Possiamo parlare d'altro? Sì, tipo, il tuo cazzo è interno? Io ho la cloaca, non il cazzo. E ora devo andare. Per favore! È stato comunque un piacere, Alastor. Seguirò i tuoi futuri episodi con grande interesse. E voi a casa, prendete in considerazione di supportare questo progetto su Patreon. Sono certo che ne vale la pena. Perché sono sempre i migliori ad andarsene? Beh, credo che non sapremo mai chi sia l'amante misterioso. O forse sì. Anche per quest'oggi l'episodio è finito. Ci tengo a ringraziare Chris Cogito, Panda Pandoro, Mike D92 e RyogetX108 per il supporto che stanno dando alla serie. Per chiunque voglia sostenere gli episodi troverà il link del Patreon in descrizione e a fine video. Restate sintonizzati.